Buongiorno, sono un dipendente dell'ATM iscritto alla FIL da 23 anni. Sono stato pregato di intervenire in sostituzione del nostro delegato che è impossibilitato per via di un impegno pregresso. Cercherò di essere conciso e diretto per non sottrarre tempo prezioso ai vostri interventi, poiché mi rendo conto di come in un momento di profonda crisi siano molte le situazioni drammatiche che coinvolgono lavoratori di vari settori, anche ex garantiti come noi, che vedono messi in pericolo la loro occupazione e il reddito delle loro 200 famiglie e in forte dubbio la qualità e la quantità di un servizio pubblico da sempre fondamentale per le fasce deboli della popolazione. Un delicato servizio il nostro, che va oltre il mero trasporto di clienti. Svolge infatti un'importante e delicata funzione sociale, dato che tutti i lavoratori e le lavoratrici dell'ATM, mettendoci del loro in termini di tempo e di fatica straordinarie, con il loro lavoro hanno fornito e forniscono connettività al tessuto sociale della nostra città tra mille difficoltà. Ho chiesto quindi una giornata di ferie per venire ad informarvi sull'attuale situazione della nostra azienda, un'azienda che da 2 anni e mezzo è stata messa in ginocchio dall'amministrazione di nomina centrodestra, con assunzioni e promozioni legate ad un clientelismo degno delle peggiori esperienze del Mezzogiorno d'Italia, spese spesso ingiustificate in acquisti e comportamenti poco chiari che non posso citare, ma che lascio alla vostra immaginazione. Parlo a voi, direttivo della CGIL, gruppo dirigente che rappresenta i lavoratori iscritti, per informarvi e non per chiedervi aiuto, perché aiuto ve l'abbiamo chiesto all'incirca 1 anno e mezzo fa, ufficialmente e ufficiosamente, fino ai più alti livelli, quando ci siamo resi conto che qualcosa non andava. L'abbiamo chiesto a voi e nello stesso modo a tutte le forze politiche d'opposizione, ma risposte nessuna, a parte un convegno promosso nei giorni scorsi dalla sinistra radicale. In compenso dobbiamo registrare un inaspettato quanto gradito sostegno dei giovani dell'UDC, che hanno espresso tramite stampa, sorpassando tutti a sinistra, posizioni che paiono quasi marxiste-leniniste. La situazione comunque è questa, non c'è nessuna situazione, solo un ignoto futuro nebuloso, fatto di voci di corridoio su gare, aziende interessate, situazione economica disastrosa, problemi di liquidità e chi più ne ha più ne metta. Detto questo, vogliamo sappiate che noi 50 all'incirca superstiti della FIL CGIL e dell'ATM siamo gli stessi che hanno partecipato alle manifestazioni di Alessandria, Milano, Torino e Roma, siamo le stesse persone che hanno condiviso le iniziative tutte del nostro sindacato e continuiamo a pensare che il nostro sindacato, a qualsiasi livello, deve mettere davanti a tutto l'interesse collettivo dei lavoratori e non essere accondiscendente per ragioni di presunta unità sindacale, opportunismo politico, rapporti d'amicizia o addirittura antipatia. Abbiamo aderito alla CGIL per i suoi valori, la sua pratica sindacale, la sua indipendenza e autonomia. Indipendenza e autonomia non le chiediamo, le pretendiamo. Ve lo dico perché quando cominceranno a volare gli stracci in ATM, non pensiate che all'improvviso siamo impazziti, dato che vi assicuro che la misura è colma. Lo stato dell'arte è comunque questo: dopo 1 anno e mezzo di iniziative personali e collettive, scritte ed orali, pubbliche e private, dopo aver coinvolto il regionale della FIL CGIL, che ringraziamo per l'appoggio, la FIL CGIL di Alessandria ha proclamato uno sciopero per il 29 novembre, generando subito il malumore di altri sindacati presenti in azienda, dai quali avremmo a nostro parere da tempo dovuto distaccarci, invece di seguirli e addirittura avallare le loro discutibili iniziative. Vi chiediamo quindi appoggio e sostegno per le nostre iniziative di lotta, specialmente per tutti quei lavoratori rappresentati nelle varie categorie per i quali il trasporto collettivo è spesso l'unico mezzo per raggiungere il lavoro, i cui figli trasportiamo a scuola e i cui parenti disabili utilizzano il nostro servizio, poiché è in gioco insieme a loro il nostro futuro. Appoggiateci per permetterci di continuare a essere quello che siamo e che facciamo, dato che nessuno di noi vuole distruggere alcunché, bensì costruire un sindacato migliore e di conseguenza un'azienda migliore in cui al primo posto sia messa la qualità del servizio che forniamo e non il profitto. Non possiamo, vista la nostra storia, servire solo ignominiosamente a fare cassa. Vi ringrazio per il tempo, l'occasione e l'attenzione che ci avete rivolto e nel ribadire che vi abbiamo informati della situazione in ATM, nel chiedervi di sostenerci, permetteteci un'ultima richiesta. Chi deve fare, faccia. Meglio tardi che mai, ma come si legge negli annunci economici, astenersi perdi tempo. Con questo voglio avvisarvi che nessuno pensi di venire a fare la passerella, sia essa politica, sindacale o elettorale, approfittando della situazione perché non garantiamo il tipo d'accoglienza. A tutti voi ancora un grazie e un arrivederci a presto.